in Normandia si sono incontrati Putin e Obama, siamo al presidente ucraino, quindi sì, sembra che ci sia stato un riavvicinamento tra i due per quanto riguarda la questione ucraina. E aspettiamo di vedere cosa diranno i telegiornali e i giornali riguardo, e vedremo, speriamo bene, perché comunque noi siamo anche pacifisti. Finalmente. Esattamente. E invece per quanto riguarda i nostri municipi, partendo dal terzo, c'è stata questa bellissima iniziativa del 3 giugno al liceo Nomentano in via di Bufalotta, in cui l'ANPI provinciale, rappresentante Ernesto Nassi, lo SPCGL della Lega 4, scusate, la Lega 3, quindi del terzo municipio, hanno fatto questa bellissima iniziativa alla presenza anche del presidente del municipio Paolo Marchionne, in cui hanno ricordato una serie di loro coetanei che sono morti 70 anni fa, tipo Ferdinando Agnini, Nicola Rainelli, Lallo Orlandi, Franco Caccamo, Girolamo Congedo, Mario Perugini e Luciano Celli e Gianni Corbi, tutti appunto studenti del liceo classico Orazio, quando questi trovavano l'edificio di Piazza Zempioni, oggi sede del municipio. Ce l'ha raccontata bene ieri l'assessore Sernaglia, che è stato qui con noi ospite. Ripartiamo in terzo. Invece per quanto riguarda il quarto municipio, ieri abbiamo intervistato il segretario del Partito Democratico Luca Pioli, e poi per il quinto municipio invece c'è stata la tua intervista al comitato di quartiere di La Rustica martedì, e poi sì, a Sergio Massardo sempre in V per quinto giovedì. Sergio Massardo dello SPCGL, segretario della quinta lega dello SPCGL, che ci ha raccontato un po' anche le iniziative che si stanno facendo, sono state fatte e che si fanno, in particolare quella di Scarpette Rosse, che è stata, avuto molto successo contro il femminicidio. Io, se posso aggiungere, vai, solo una cosa sul 4 giugno, quindi sulla commemorazione, sì, del 70° anniversario della liberazione di Roma, e devo dire solamente una cosa a breve. C'è stato all'interno del quinto municipio alcune iniziative promosse proprio dal municipio, quindi dal presidente Palmiere con tutta la sua giunta, che era quella di andare dove erano presenti delle stele dei caduti comunque alla seconda guerra mondiale, quindi caduti per la liberazione del nostro paese, della nostra città, e sono andati a deporre, diciamo, delle corone di fiori. Questa iniziativa si è svolta anche alla Rustica, precisamente nella nuova piazza, quella davanti di fronte alla casa delle associazioni culturali Lucio Conte. Ahimè, c'è da dire che quella corona è durata poco meno di 4-5 ore, perché poi dopo sono arrivati non so chi, se ragazzi, giovani, uomini, ed è stata completamente distrutta e portata via. Questa era solo una piccola, sì, questa non lo sapevamo, ecco. Sì, questa ci ha contattato una signora residente lì alla Rustica, che aveva ascoltato la puntata proprio di V per quinto, sì, del 3 giugno, dove avevamo detto che il 4 ci sarebbe stata questa cosa. Ahimè, non so, io spero che sia stato un gioco di cattivo gusto, perché comunque quella corona, anche se è un gesto simbolico, aveva un significato profondo, che era proprio quello di commemorare sia i caduti alla seconda guerra mondiale, ma anche un uomo che ha perso la vita durante una missione di pace in Mozambico, che è montagna, e quindi vanno rispettate queste persone, in primis perché erano del municipio Quinto, residenti del municipio, sì, Quinto, attuale municipio Quinto, soprattutto del quartiere La Rustica, e perché comunque ci hanno permesso, come hai detto tu, di vivere in un paese libero. Questo la volevo solamente dire. Aggiungo un'altra cosa, vai. Perché sulla cronaca di Roma, del Corriere della Sera, è uscito fuori sulla Repubblica, sì, Torpigni a Tara, uomo trovato morto in un prato. Sì. Questo non so se è di oggi proprio l'articolo. Quindi il cadavere probabilmente di un indiano è stato trovato in un campo in viale dell'acquedotto Alessandrino, indaga la polizia. Staremo a vedere staremo a vedere che è successo, cosa è accaduto, e speriamo che non sia nulla di grave, cioè, nel senso, adesso l'articolo non l'ho letto, quindi speriamo che non sia stato un malore, non sia stato ucciso, diciamo, questo è un po'.
Bene, bene, bene. Allora io direi, Davide, di andare una prima interruzione musicale. Abbiamo dato un po' il sommario e poi rientriamo e vediamo di affrontare i primi collegamenti telefonici. Lasciamo i nostri ascoltatori con i Rolling Stones, Start Me Up. Spero di averlo pronunciato Perfetto. bene. Ah, vedi, adesso sta migliorando il mio inglese. Ci sentiamo dopo il musico.
Bene, eccoci di nuovo tornati in diretta su Radio Roma Futura, questa è Notizie e Approfondimenti del 7 giugno. Abbiamo il primo collegamento telefonico con Sara Bombelli, portavoce del Partito Democratico in Roma. Sara, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Allora Sara, tu stai al corteo, abbiamo anche postato... Io sono al Pride. Esatto. Il corteo sta arrivando, è arrivato ai pari imperiali, si sta concludendo. Senti... Ma gente... tanta, tanti cittadini, tante le associazioni, tanta anche la gente curiosa che semplicemente passa a farsi una passeggiata. E le agenzie di stampa parlano di 200.000 persone, ci puoi confermare? Probabile, è veramente tanta la gente, non se la so quantificare, ma era, cioè, si snodava la piazza della Repubblica quando sono partita, poi su tutto via Einaudi, era tantissima, proprio tanta. Bene, quindi Roma oggi è stata molto colorata. Ha risposto a una chiamata sui diritti, ha detto sì, speriamo in breve, il prima possibile, una volta approvato il bilancio, di poter finalmente approvare l'albo delle unioni civili. Speriamo che ci siano in bilancio i fondi per continuare a finanziare e mettere in piedi sempre nuove iniziative contro l'omofobia, per insegnare il rispetto, per la difesa dei diritti, e non solo dei diritti LGBT ma dei diritti tutti. Sara, ciao Davide, allora volevo farti una domanda, ma sì. Il sindaco Marino come è stato accolto in questa manifestazione? Allora Marino ha aperto il Pride, c'è lo striscione rosa del Roma Pride 2014 che è stato aperto da Marino.